Bentornati al nostro appuntamento quotidiano di Metropolis TV Radio. Ospite con noi oggi in studio, ha accettato il nostro invito, l'ex city manager del comune di Torre Annunziata, nonché il presidente dell'associazione Centro Comune, il dottore Enzo Sica. Grazie a voi per l'invito intanto. Allora, la nostra chiacchierata inizia parlando ovviamente di Torre Annunziata. Tu sei presente in città, ti sei impegnato in tantissime occasioni con la tua associazione in prima linea. In questo momento però Torre Annunziata incassa un colpo duro, ovvero quello di un sindaco, di un ex sindaco, di un capo dell'UTC accusati di associazione mafiosa. Un'accusa pesante e che ovviamente in qualche modo fa non avere più fiducia nelle istituzioni, o sbaglio? No, assolutamente sì, anche se mi consentirai di dirti che lo stile garantista non è uno stile che utilizziamo all'occorrenza, come evidentemente in maniera eccessiva il sindaco ha fatto in una particolare, l'ex sindaco Asciuni in una particolare circostanza. Noi siamo garantisti di natura e quindi è chiaro che rivolgiamo alla magistratura il rispetto dovuto e attendiamo che i fatti e gli approfondimenti deputati alla magistratura, che non attengono a questioni e a valutazioni di carattere politico sulle quali spero ci soffermeremo, possano poi far effettivamente comprendere le dinamiche che si sono evolute o involute nel tempo. Certo, quello che accade a Torre Annunziata, io devo dire sommessamente lo denuncio da tempi non sospetti, lo denuncio da epoche anche antecedenti all'attuale amministrazione, anche per aver avuto un ruolo nel 2012 contro l'ex sindaco Starita e successivamente da consigliere comunale. Quindi devo dire non mi ha sorpreso quanto è accaduto e quanto sta accadendo. Però questo senza dubbio ha portato a un decadimento ancora di più morale. Assolutamente sì, mi sorprende un po', mi inquieta questo silenzio assordante che da parte dell'organo politico è ruotato attorno a queste vicende, vicende di questo tipo che sono successive già a delle situazioni in termini di amministrazione, di gestione della cosa pubblica assolutamente discutibili. A mio avviso avrebbero previsto più voci in campo, al di là adesso delle appartenenze politiche. Ho notato invece negli ultimi tempi un pericoloso e sotto certi aspetti inquietante appiattimento, come se nulla stesse accadendo o come se quello che stava accadendo fosse quasi, diciamo, nella normalità dei fatti, e obiettivamente non è così. Ancora oggi devo dire abbiamo difficoltà a recepire, salvo qualche diciamo intervento sporadico da parte di qualche amministratore o ex amministratore, abbiamo difficoltà a comprendere quali sono le posizioni su tutte queste vicende. Noi dall'esterno, sia come associazione ma anche in ragione di quell'osservatorio che l'esperienza politica, amministrativa, tecnica mi ha consentito, devo dire, mi dispiace dirlo, che un po' l'avevamo previsto, perché questa forma di decadimento alla quale tu fai riferimento si percepiva. Cioè quello che è accaduto il 28 dicembre del 2020 è l'epilogo, a mio avviso, pur nel rispetto degli approfondimenti e delle presunzioni di innocenza, è sicuramente l'epilogo di una situazione che si percepiva da tempo nell'ambito della interlocuzione tra l'utente cittadino e chi amministrava e gestiva la cosa pubblica. Quindi devo dire che
sotto certi aspetti non mi ha sorpreso quanto è accaduto all'epoca. Enzo, però questo clima di scioglimento, quest'aria così pesante, quest'alta tensione, Torre Annunziata l'aveva già vissuta nel 1993. Sì. E da quel giorno, da quell'anno fino ad oggi, tutti i sindaci che si sono proposti, che sono ovviamente diventati tali, quindi che hanno occupato il posto a Palazzo Criscuola, avevano promesso una ventata di cambiamento, di legalità, cosa che non c'è stata e che quindi c'è stato un fallimento. Perché? Assolutamente sì, questo è un fallimento di guarda, a differenza di qualche altro comune limitrofo dove evidentemente c'è questa diatriba tra forze politiche che si sono avvicendate al governo della città, qui noi non abbiamo temi in questo senso. Al governo di questa città, Torre Annunziata, dal 1995 vi sono stati sindaci espressioni di quello che oggi si chiama Partito Democratico, all'epoca evidentemente aveva nomi diversi. È indubbio che per 10 anni c'è stato un atteggiamento tendente ad avere questo tipo di risultato, e parlo in particolar modo dell'era Cucolo. Non v'è dubbio che questo atteggiamento, anche in termini di continuità dell'azione amministrativa, vi è stato con la giunta Monaco. Non vi è dubbio, e i fatti oggi lo stanno dimostrando, che da quel momento, cioè da quando noi alcuni personaggi, che poi sono il cui protagonismo io lo individuo in nomi e cognomi, Starita Ascione 2006, contribuiscono fortemente a far cessare anticipatamente una esperienza assolutamente positiva che stava conducendo la Giunta Monaco, da lì inizia un percorso di assoluto decadimento, perché non dimentichiamo che quello che oggi sta avvenendo, per la qualcosa si presume che l'onta dello scioglimento per condizioni della criminalità organizzata si potrebbe abbattere anche oggi su Torre Annunziata, non dimentichiamo che nel 2013 già questa amministrazione è stata oggetto di una commissione di accesso. Quindi evidentemente, poiché c'è una continuità nell'attività di osservatorio di alcune amministrazioni pubbliche. Quindi stai dicendo che cambiare volti e nomi potrebbe rappresentare il cambiamento definitivo? Quindi a mio avviso, io guarda, lo dico sommessamente, veramente da tempo. Io credo che il PD a Torre Annunziata debba fare una seria riflessione, ma non con questi tentativi di volersi dare in tempi rapidi una verginità. Credo che questa verginità il PD la possa riconquistare effettivamente nel tempo, determinando all'interno del proprio partito un serio approfondimento. E occorre che vi sia un serio cambiamento, un serio rinnovamento, dove devo dire molti di noi potrebbero dare il loro contributo di esperienza, ma dobbiamo assolutamente fare in modo che siano stimolate attenzioni che guardino al reale cambiamento della gestione della cosa pubblica, che non passa solo attraverso il perbenismo e la diligenza, ma passa attraverso la competenza, attraverso la capacità, perché i risultati si ottengono nella misura in cui noi riusciamo ad accostare al perbenismo, alla diligenza, anche la capacità di essere bravi amministratori. E io sinceramente nelle ultime amministrazioni non vedo questo diffuso carattere, diciamo. Parliamo di prossime elezioni. Sì. Tutto ovviamente è legato all'ipotesi di uno scioglimento per infiltrazione. Sì. Eventualmente ci sarà, si vota tra 24-12 mesi, quindi c'è questo lasso di tempo di un anno per il commissariamento. Quali sono i problemi se si va a votare adesso o tra 24 mesi? Beh, i problemi io chiaramente da cittadino non posso auspicare uno scioglimento per condizionamenti della criminalità organizzata, perché questo determina una condizione
la cui base di partenza è già estremamente sfavorevole, perché l'immagine della città di Torre Annunziata certamente non è un'immagine positiva, soprattutto dopo quello che sta accadendo negli ultimi anni. Immagina se poi questa immagine dovesse essere ulteriormente offuscata da uno scioglimento per condizionamento. Quindi tutto quello che io intravedo nella prospettiva dell'immediato futuro, le attenzioni anche dei capitali privati che potrebbero esserci e le potenzialità che potrebbero essersi su questo territorio, evidentemente verrebbero meno. E quindi è chiaro che da cittadino io non posso auspicare. Però magari lo scioglimento per infiltrazione spazzerebbe via in qualche modo il vecchio. Il vantaggio, se di vantaggio si può parlare, anche se ovviamente è brutto dirlo, è brutto dirlo, questo. Il vantaggio, se di vantaggio si può parlare, è che verrebbero per un attimo, diciamo, accantonate delle modalità di gestione della cosa pubblica che appartengono evidentemente a molti degli amministratori che hanno governato in questi ultimi anni. Verrebbe determinata la condizione per uno stimolo a una maggiore riflessione su come la cosa pubblica si gestisce, e ove mai si riuscisse ad ottenere il risultato di una commissione efficiente, potrebbe obiettivamente portare dei vantaggi, perché io, proprio per la mia attività dell'epoca che tu citavi prima, di ex city manager, io ti posso dire che qui la problematica è sì di carattere politico, ma attenzione all'organo burocratico dell'ente. Oggi un ente riesce ad avere la forza di penetrazione in termini territoriali, in termini di pianificazione, in termini di sviluppo, se riesce ad ottenere, ad avere amministratori capaci che coniugano la loro capacità con un apparato burocratico capace. E attualmente sotto questo aspetto Torre Annunziata è a dir poco penosa, cioè noi siamo di fronte a un'amministrazione che ancora ruota attorno a risorse umane che a mio avviso sono completamente tramontate come forma mentis, come approccio, come diligenza professionale. Poi sì, ci sono state tutte le problematiche, i prepensionamenti, questa è una storia che ho sentito spesso, ma anche qui bisogna pianificare, perché che questa amministrazione fosse deputata a vivere condizioni di difficoltà per la riduzione del personale, non è che ci è piovuto improvvisamente. Enzo, lei si è presentato come alternativa, però c'è chi inevitabilmente l'accusa di incoerenza politica. Come risponde a questa accusa? Io devo dire, non raccolgo, rispondo non raccogliendo. A mio avviso l'esperienza nella prospettiva futura, soprattutto se è un'esperienza che tende al rinnovamento, tende al cambiamento, è un'esperienza che può essere, diciamo, resa produttiva. Quello che mi fa paura nell'avviare alcune interlocuzioni in questi mesi, io ho avvertito questo tipo di sensazione. Quello che mi fa paura è notare che c'è ancora un eccesso di individualismo in campo, questa corsa a governare il proprio orticello, questa corsa a determinare azioni clientelari che fanno produrre voti, ma che poi alla fine non servono, perché che io debba rincorrere la messa di voti e poi arrivare in consiglio comunale e non essere capace nemmeno in una sola occasione. Mi assumo una responsabilità per essere stato eletto, per aver chiesto il consenso al cittadino, ma che poi non traduco in effettiva attività, vuoi per capacità, incapacità, vuoi per negligenza o per altri motivi. Spesso allora io dico attenzione, sì. Io ho chiarito che non mi sono proposto in questi mesi, e l'ho fatto prima ancora che accadesse ciò che sta accadendo, perché avevo e ho
delle velleità di natura personale. Questo l'ho chiarito da sempre, ho sgombrato immediatamente il campo da queste, da questa prospettiva, quindi ho detto subito non mi considerate un nemico, perché non sono un vostro competitor. Vorrei cercare di dare un contributo affinché si possa creare un progetto ampio, ampiamente partecipato, e io mi riferisco anche a quella cosiddetta società civile, al mondo delle associazioni, che spesso si isola perché non si comprende che per raggiungere il livello di gestione... Lei è anche il presidente del circolo Oblonti. Lo sono stato, non lo sono più dal 2019. Che rappresenta un circolo, comunque un focolaio di cultura, della, possiamo dire, imprenditori, professionisti, che però danno un po' l'idea anche di essere rintanati, quello che dicevi tu, okay? Sì, isolati. No, perché? Io il circolo Blondi lo terrei un attimo isolato, nel senso che questo è un argomento che potevamo trattare qualche anno fa, quando, mi ricordo, molti anni fa, ho fatto la mia prima esperienza di presidente, e alla prima assemblea dopo le elezioni dissi: ognuno di noi ritiene che questa sia l'oasi nella quale rifugiarsi, ritenendo che fuori a quel cancello poi il tutto ci rimanga completamente strani. Prima o poi questa indifferenza ci travolgerà. Eravamo nel 1996. L'indifferenza ci ha travolti, perché anche il circolo Blondi, che nel tempo si è caratterizzato per essere un luogo frequentato dalla media borghesia, dalla borghesia di Torre Annunziata, poi è finito per essere un luogo del tutto diverso. Ma non mi pare sia questo il tema che prima ci interessa oggi. Prima parlavi, non sono io il competitor, infatti sì. Tu tantissime volte all'interno delle nostre interviste hai promosso e dichiarato che Torre Annunziata ha bisogno di un volto nuovo, giovane, e anche di una donna. Sei uno dei promotori di un sindaco sì, donna. Sì, sì, sì. Quali possono essere le caratteristiche? E ha già pensato magari a qualche nome? Chi può essere il candidato ideale donna di Torre Annunziata? No, io non ho pensato a qualcuno in particolare. Devo dire che in un momento anche provocatorio, se vuoi, ho pensato all'innovazione di una figura femminile che mi pare di ricordare non abbia mai rivestito questa carica a Torre Annunziata, e quindi permane in me questo desiderio di poter individuare una figura, ma non escludo che poi tu sai che l'individuazione delle candidature a sindaco è un po' la sintesi di un progetto, di una coalizione, quindi è chiaro che ognuno potrà poi fare delle proposte e poi si valuteranno, ove mai dovesse andare avanti, perché è chiaro che tutta questa situazione sta determinando un disorientamento generale, perché si vota, non si vota, ne parliamo fra 2 anni, ne dovremo parlare da qui a poco. Obiettivamente sta creando un disorientamento. A mio avviso nel campo femminile dei volti ci sono, io ove mai dovesse andare in quella direzione, comunque spero che si possa individuare una persona che abbia comunque un minimo di esperienza. Io non credo al sindaco improvvisato. Okay. Torre Annunziata è una città che non si può permettere l'improvvisazione, e credo che Ascione l'abbia dimostrato in questo senso. E quindi occorre coniugare non solo il genere, ma occorre coniugare anche capacità professionali, capacità tecniche, capacità di leadership. Per esempio, Ascione, che pure ha lavorato e ha creato, a mio avviso, tanti danni dal 2005 oggi, avendo come compagno di merende Starita sotto questo aspetto. Ricordiamoci quello che è accaduto nel 2012, no? Quando
diciamo, al di là che il candidato sindaco fossi io, ma liste civiche che propongono la mia candidatura, il PD rinuncia alla candidatura a sindaco, appoggia la mia candidatura a sindaco, Ascione, Raiola e tanti altri, quelli che solitamente individuiamo come i casilliani, costituiscono una lista autonoma e appoggiano Starita dall'altra parte, che veniva proposto da tutt'altra parte. Da ex city manager del comune, così ci avviamo anche alla fine della nostra chiacchierata interessantissima, secondo te ci sono opportunità, progetti che possono risollevare Torre Annunziata anche alla luce dei fondi del PNRR? Assolutamente sì, questo è un momento particolarmente delicato, ne parliamo tanto, si discute da tempo di queste opportunità. Ma tutto quello che noi, le condizioni positive delle quali discutiamo, sono strettamente legate alla capacità delle amministrazioni locali a poter produrre attività di natura progettuale. Ti faccio un solo esempio: noi abbiamo partecipato con scadenza 15 gennaio al contratto istituzionale di sviluppo che riguarda la nostra area e che coinvolge altri comuni. Io ho letto la delibera con la quale, diciamo, sono state presentate delle schede di progetto, ritengo che siano estremamente fumose e trovo orripilante che al 2022 un'amministrazione che ritiene essere una naturale continuità di un'attività amministrativa che nasce dal 2005 in poi non abbia capacità di natura, cioè non abbia maturato capacità progettuali tali da potersi presentare a queste scadenze con un bagaglio progettuale e intercettare le risorse. Non c'è. Anche su questo disorientamento facciamo i protocolli d'intesa con le associazioni, ho sentito del protocollo d'intesa con Naprest Pompei, vogliamo determinare condizioni per riconvertire completamente le nostre aree. Io ho notato, devo dire dal 2012 in poi, quindi dal secondo mandato Starita, una incapacità notevole a programmare il futuro di un territorio, e anche su questo Ascione ha dimostrato una debolezza enorme. Per me già il fatto che scegliamo adesso, al di là delle vicende giudiziarie sulle quali ribadisco il tema garantista, ma il fatto che noi scegliamo un personaggio come Amendola, vice sindaco di questa città, e al quale attribuiamo le deleghe più importanti che si possono immaginare in un'amministrazione locale, la dice lunga su quale poteva essere la prospettiva. E non discuto di fatti giudiziari, discuto di capacità. Cioè io non posso immaginare che l'urbanistica o la gestione del territorio di questa città venga affidata nelle mani di una persona che non mi pare che nel tempo abbia dimostrato capacità tecniche in questa direzione, e questo poi la dice lunga. Se poi a questo attribuiamo eventuali responsabilità anche di natura diversa, il quadro diventa obiettivamente più nero. Chiudiamo con un tema cruciale: il porto, risorsa ma anche il tallone di Achille. Beh, io sul porto mi consentirei di dire, diciamo, profondo energie da tempo, e riconosco senza grossi risultati, perché la prima vera occasione che l'amministrazione Starita ha avuto di destinare risorse finanziarie ingenti per un intervento di riqualificazione del porto, sappiamo come sono state destinate. Lo dico in una battuta: abbiamo realizzato il Canal Grande con 11 milioni di euro, che ha consentito e consentirà ancora per qualche tempo, devo dire molto limitato, l'accesso di navi di stazza superiore per favorire legittimamente delle attività di natura commerciale esistenti sul porto. Ma ancora più grave, l'amministrazione Ascione partecipa ad un contratto a livello nazionale
del Ministero delle Infrastrutture, un'azione specifica finanziata con fondi comunitari, e che cosa immagina? Di realizzare con una modica spesa di circa 30 milioni di euro un'ulteriore banchina che va ulteriormente a rafforzare quella parte commerciale, però parliamo di attracchi crocieristici, parliamo di nautica da diporto, parliamo di molo di ponente, parliamo di darsena dei pescatori, parliamo di favole, perché le risorse continuiamo ad indirizzarle verso il consolidamento di un'attività commerciale. E aggiungo, senza ad oggi risolvere il vero grande problema del porto di Torre Annunziata, che è quello famoso dell'insabbiamento. Con un piano regolatore portuale che ai miei tempi fu formulato all'epoca dall'ottimo ingegnere Di Giovanni e che già si poneva il problema dell'insabbiamento e quindi della necessità di realizzare delle barriere protettive che evitassero questo fenomeno. Io credo, a volte mi diletto a mettere delle foto di navi che praticamente si bloccano sulla sabbia, credo che allo Stato noi siamo destinati a questo. E quindi tu immagina che una risorsa così importante, a parte la storicità di questa risorsa, il terzo porto in Campania, che starita nel 2007, non finirò mai di ricordarlo, ha voluto che non sia con la mancata adesione all'autorità portuale dell'epoca, ha negato al nostro porto la possibilità di entrare in un circuito virtuoso, attività che adesso è stata compiuta nel 2021 e non l'abbiamo manco completata ancora. Quindi dopo 15 anni, ma tu immagina oggi che i tempi corrono velocissimi, come possiamo immaginare che trascorrano tutti questi anni per prendere la decisione se dobbiamo o meno aderire all'autorità portuale o quella che oggi si chiama autorità del Mar Tirreno centrale? È assurdo. Allora, noi in questo modo già con tutte queste condizioni e precondizioni, credo che siamo al default completo. Io sono seriamente preoccupato per la diffusione qui non siamo solo poveri di idee, perché c'è una povertà in termini di ricchezza, e questo investe la quotidianità. Io quello che chiedo, quello che vorrei che i miei concittadini comprendessero, al di là dei piccoli orticelli che ognuno di noi coltiva, qui cresce sempre di più un livello di grande povertà. E al di là di quello che pensano molti amministratori pubblici, Starita in primis, che ha fatto della legalità la sua bandiera preferita, la lotta alla criminalità organizzata, per quanto attiene le funzioni dell'amministratore pubblico, passa attraverso lo sviluppo e la crescita. La sola repressione non è mai stata sufficiente per superare le problematiche della presenza che su questi territori ancora incide della criminalità organizzata. Se io non determino le condizioni per lo sviluppo, per la crescita e per l'occupazione, io non farò mai come amministratore pubblico il mio dovere. Poi mi posso legare alle forze dell'ordine di turno, alla magistratura di turno, perché dico che abbiamo collaborato per certi risultati. Qui ognuno deve fare il suo mestiere. Le forze dell'ordine devono fare il loro mestiere, la magistratura deve fare il suo mestiere, quindi repressione. L'amministratore pubblico deve creare le condizioni affinché quelle attività repressive siano poi confortate dalla crescita e dall'occupazione, altrimenti la criminalità organizzata ritorna sotto varie vesti, anche sotto l'aspetto del cambio generazionale, del passaggio generazionale, e ricrea le condizioni affinché un territorio sia sotto la pressione di questi ambienti. Perfetto. Enzo, io ti ringrazio per i contenuti, la testimonianza che ci hai dato, parole molto importanti, dei contenuti molto forti, e ci auguriamo anche che chi ci ascolta
possa raccogliere anche il tuo invito a mettersi in campo, mettersi in gioco e quindi impegnarsi in prima persona. Grazie a voi.